Ma quanto è bella la vista Dalla nostra finestra, ben trovati! È bella, eh? L'autunno è sempre bello, lo stiamo vedendo ormai, insomma, è autunno da un po', ma è sempre bello. Ed è bello provare a pensarla come Biancaneve, impara a fischiettare. Ve la ricordate, no? Impara a fischiettare. Se non me la ricordate, andatela a cercare, ma comunque fischiettare fa bene. Generalmente quando una persona fischia è allegra, è di buon umore. Certo che se uno fa il fischio polifonico, e pochi ce ne stanno a questo mondo. Uno ce l'abbiamo noi, il maestro Avio Focolari. Ma buongiorno, Guardi, buongiorno. maestro, sono sull'attenti. Sull'attenti. Buongiorno. Guardi un po' Si cosa fa abbiamo. così? Si fa così, si fa così. Guardi un Buongiorno. po' cosa abbiamo allestito per lei. Grazie. È proprio solare questa ora solare. Oh, ma come siamo contenti che lo dica! Siamo tanto felici che lo dica! Allora, Eccoci. prima di tutto, perché guardate, Avio Focolare ha una storia di attore, ha una storia di artista, artista in tutti i sensi. Io non gli faccio neanche una domanda. E siccome questa è l'ora solare, lui mi sta guardando e a me viene da ridere, e io gli chiedo di fischiare per noi O Sole Mio. Sì, come no, certo. Beh, è semplice. Anche se è un modo strano di fischiare, io non lo facevo da diverso tempo e adesso sono diventato proprio fischiatore, mi fanno fischiare anche nel mio condominio. Allora, signori, Avio Focolari ha una caratteristica prima di tutte le altre, è una persona simpaticissima e quando ci vedrete sorridere, ridere anche nel corso di questa intervista, mai la risata coprirà il rispetto che si deve alla tua arte, Certo, maestro. Sia grazie. chiaro Molto questo, bello. sia chiaro. Allora, arte che tu scopri di possedere, perché tu non fischi, cioè il tuo fischio è io. Eh no, Questo è fischiare. quello è fischia o classico che facciamo tutti. Ah, oh. Mi è scappato sto fischio praticamente. Io Quando? avevo 6 anni, avevo uno zio che fischiava benissimo, zio Lucio, pace all'anima sua, ormai Ma è qui sei tu, andato. hai 6 anni, topo, piccolo, piccolo, piccolo. Esatto, ero Ecco. piccolissimo. E quindi questo zio Fischiava benissimo, fischiava fischiava benissimo. AO, come dicevi tu prima. Come dicevo. E io non riuscivo a fischiare come lui. E provavo, 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 provavo. Una mattina, mentre stavo provando, mia madre mi chiama e io rispondo: Oddio, che è successo? E mi esce questo coso, perché non posso definirlo un fischio, forse è un fischio, non lo so, polifonico, Questo non polifonico, suono, questo questo suono, esce suono. questa cosa così. E allora ho cominciato a coltivarlo di nascosto, perché avevo paura che mio padre mi rimproverasse, magari Cammino. avessi un difetto. E per tanto tempo me lo sono tenuto solo, ho imparato a suonare la chitarra, ci fischiavo delle cose. Poi finalmente mio padre mi ha ascoltato e ha detto: Oh, quanto è bravo mio figlio, venite a sentirlo. Ah, ma questa è tutta una storia, guardate, è una storia bellissima perché il fischio, no, poi vorrei il nostro Alessandro Tresa, grazie sempre, super regista. Io vorrei far capire quanta gente ci sia in questo studio che sta applaudendo al di là delle nostre telecamere, ma lo sentite dal rumore dell'applauso. Ora, il fischio polifonico sta ad indicare la capacità di essere un'orchestra laddove il fischio O non riesce ad esserlo. Ciao, assolutamente sì. Anche perché esce in 5 parti dalla mia bocca. Praticamente quando io suono, quando mi accompagno con la chitarra, oppure Tipo? Ma va bene,
poi ci andiamo anche sulla lirica, aiuto. Sì, sì, questa è la cavatina del barbiere di Silvio. Esattamente, una cosina facile hai scelto, facile. Tu scopri, e questa è adesso è parte della storia che accade quando al conservatorio, questo mi è uscito malissimo, e l'Ave Maria di Schubert per lui non ha bisogno di aver spartito, adesso ce lo facciamo subito raccontare. Sì. Cioè tu sei un talento, sei l'orecchio assoluto nel fischio polifonico? Sì, perché io non conosco la musica, Paola. Questo è una cosa che ho imparato praticamente nel tempo, sempre senza conoscere la musica, perché la voglia di studiare non è che ne avessi molta, anche se poi ho fatto tanti studi e comunque ho studiato parecchio, fino ad arrivare quasi alla laurea in giurisprudenza, mi mancavano solo pochi esami, ma la cosa che volevo dire è che io sono andato in questo conservatorio di Milano dove dicevi, invitato per fischiare, ma non conoscevo la musica. Quindi quando questi grandi professori d'orchestra mi hanno messo davanti uno spartito, io ero disperato perché non avevo ancora letto. Dico, adesso che cosa dico? Mi vergognavo. E allora a un certo punto c'era questo gruppo di musicisti e questo grande violinista mi fa, ci hanno detto che lei sa fischiare molto bene, ma come fischia? E io dico, ma fischio... Si fermano, si bloccano e mi guardano tutti in piedi. Ma come fischia? Dico no, metto la lingua a sinistra, il fischio esce a destra, se metto la lingua a destra esce a sinistra, se muovo la lingua che so esce questo qui. Ma è pazzesco, tutti fermi, bloccati. Va bene, allora va bene, tutti quanti, la bacchettina, si mettono seduti, allora iniziamo subito le prove, proviamo questo e mi mettono uno spartito davanti. Oddio, e adesso? E io dico a questi, io non so la musica, mi vergognavo. Apro lo spartito e invece sullo spartito c'era l'Ave Maria di Schubert, che conosco perfettamente, non ho bisogno. Fermi! Fermi. Signori, signore, tra poco, l'Ave Maria di Schubert, come non l'avete mai sentita, all'ora solare. Arriviamo tra un attimo. Wow! La faccio. Sì, il maestro musicista e attore, artista, Avio Focolari, che ringraziamo ancora mille volte per essere qui con noi. Maestro assoluto del fischio polifonico, Conservatorio di Milano, Ave Maria di Schubert, professoroni davanti a lui, spartito aperto, non so leggere la musica, è incredibile a dirsi. Che cosa succede? Succede che io, quando leggo sullo spartito Ave Maria di Schubert, un grande sospiro di sollievo perché la conoscevo. Quindi bastava sentire in che tonalità la facessero e io gli sono andato subito dietro. E noi, come ci siamo, partiti. Noi siamo qui, sai? Ah. Tutti qui. E a un certo punto, mentre stavo fischiando, questi si bloccano di botto. Un'altra volta. E io ho fatto, ve l'ho spiegato, metto la lingua così. Dice, no, lei non ha girato lo spartito. Avio, allora, tu sei attore, guarda, saresti stato anche un eccellente avvocato, ma meno male che si studi in giurisprudenza, sono rimasti all'ultimo metro. Perché il mondo dell'arte ne ha guadagnato tantissimo. Ti ringrazio, bellissimo complimento. Veramente, ne ha guadagnato tanto. E
cosa fa il pubblico quando ti vede a teatro? Allora, quando mi vede a teatro il pubblico, se mi vede recitare, mi applaude perché come attore ho studiato tanto, per cui certo, la mia parte la faccio sicuramente. Però quando invece mi vede fischiare, quelli che non mi conoscono rimangono, guarda, dovresti stare dalla parte mia a vedere le facce che fanno le persone. Mi è bastato vedere le facce in studio. Quando guarda, io inizio semplicemente facendo una cosa qualsiasi, sì, e comincio a fischiare, la gente fa delle facce pazzesche e poi mi dicono di tutto. Che cosa hai in bocca? C'è qualcosa nella chitarra? Ma hai registrato? Cioè, è tutto vero invece. Invece è tutto vero, ma io ho ricevuto tantissimi like, ma molti commenti che dicevano ma no, guardate che io lo conosco bene, che non so neanche chi fosse questa persona. Certo. Che lo dice, lui ha una cosa che si mette nella lingua, sotto la lingua, sotto il palato e fischia. Sì. Ma figuriamoci, no. No, stavo provando a mettere una cosa sotto il palato, ma non si può parlare così. No. Mi si è bloccata la lingua, non riesco a fischiare. Allora, non lo disturbiamo oltre, Avio Focolari, ma sappiamo che è già diventato amico dell'Ora Solare. E voi sapete che chi è amico dell'Ora Solare torna sempre. Io ti chiedo una cosa, guardando questa fotografia meravigliosa, epica, mi fai ascoltare una tarantella, solo un accenno? Dunque, faceva, qual era la tarantella? Era, e qui siamo a Miseria e Nobiltà, una musica... Ditemi, accennatemi. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Ok. Andiamo a vedere anche, parliamo di un altro capolavoro italiano, la pasta, con un'introduzione così, poi guardate un po'.